pensioni 2024, aumenti, simulazioni e conguaglio di fine anno. La notizia è ormai ufficiale. Il conguaglio delle pensioni verrà anticipato da gennaio 2024 a dicembre 2023. Molti pensionati otterranno, pertanto, la quota di inflazione non riconosciuta all'inizio dell'anno. Nel mese di gennaio 2023 le pensioni erano state rivalutate tenendo conto di un'inflazione al 7,3%. Si trattava, però, di un tasso provvisorio per contenere l'aumento dei prezzi verificatosi nel 2022. Il valore definitivo reso noto dall'Istat a fine anno è stato poi stimato al 8,1%. Il conguaglio comporterà, quindi, l'aggiunta di 0,8 punti per recuperare l'inflazione del 2022. Le pensioni che beneficeranno al 100% del conguaglio saranno quelle pari a 4 volte la minima. Ciò significa che per gli assegni fino a 2.100 euro l'aumento sarà pari allo 0,8% del tasso di inflazione. Gli importi fino a 2.626 euro verranno rivalutati dell'85%, mentre quelli fino a 3.150 euro del 53%. L'aumento verrà ridotto al 47% per gli assegni fino a 4.200 euro e al 37% per quelli fino a 5.250. Per gli importi che superano di 10 volte il minimo, ovvero quelli oltre i 5.250 euro, l'aumento corrisponderà al 32%. Queste fasce, secondo le simulazioni, riceveranno, quindi, un aumento corrispondente rispettivamente allo 0,68%, 0,4%, 0,3%, 0,29% e 0,25% del tasso di inflazione. Le novità del 2024 prevedono un'ulteriore rivalutazione all'inflazione, pertanto la fascia pensionistica compresa tra 4 e 5 volte il minimo INPS dovrebbe passare dall'85% al 90%. Coloro che beneficiano di trattamenti superiori a 5.680 euro mensili potrebbero, invece, recuperare solo il 18%. Ovviamente sono dati da confermare, poiché bisognerà attendere il calcolo medio dell'inflazione effettuato dall'Istat a fine 2023. Secondo le dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni, nel 2024 è prevista anche la superrivalutazione per gli over 75 percettori di pensione minima. L'assegno dovrebbe superare i 600 euro mensili attuali. La manovra prevede un aumento dei trattamenti minimi anche per gli over 65. Dall'1 grado gennaio 2024 gli assegni di importo inferiore o uguale al minimo INPS passeranno a 618 euro mensili. Parliamo dell'1,5% per i pensionati che hanno meno di 75 anni e del 6,4% per chi supera i 75. Per quanto riguarda la riforma delle pensioni, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti avrebbe dichiarato che non esistono spazi per aumentare la spesa pensionistica a causa della scarsa natalità. Il rapporto tra soggetti lavorativi non potrebbe ridursi ancora, fino ad arrivare ad avere nel 2050 un pensionato per ogni lavoratore. Del resto la situazione attuale è davvero molto critica, in quanto sono diversi i pensionati che, per un motivo o per l'altro, non riescono ad arrivare alla fine del mese. La soluzione ottimale al problema delle pensioni consisterebbe dunque nella rinascita demografica. Sarebbe un buon punto di partenza, non credete? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.